Khaled Hosseini, medico afghano, scrittore, il suo primo libro, Il cacciatore di aquiloni, che ora è diventato anche un film, ha venduto nel mondo oltre 10 milioni di copie, in Italia 1.700.000. Buonasera Hosseini, come spiega lei che una storia di un'amicizia tra due ragazzini, per giunta a Kabul, che non è il centro del mondo, abbia catturato la fantasia di tanti milioni di lettori in tutto il mondo? Well, it's a fundamentally human story. È una storia umana fondamentalmente, che è ambientata in Afghanistan, però è una storia che parla di amicizia, parla di amore, parla di perdono, di rammarico, di rimpianto, quindi è una storia universalmente umana, che sia a Kabul, a Teheran o a Roma o a Madrid, ci si può comunque identificare con questa storia. Penso che queste qualità si sono tradotte anche nella sceneggiatura, perché la versione cinematografica mostra molte delle stesse qualità, è davvero un film molto commovente. Senta, Hosseini, è vero che lei da ragazzino guardava i film italiani, e che film guardava? Quando ero piccolissimo, mio padre portava me e mio fratello al cinema e vedevamo i film di Franchi e Ciccio Ingrassia. Quindi la mia prima esperienza con i film comici è stata quella con Franco e Ciccio. Grazie a Khaled Hosseini.